Siamo qua con Anna Sabina, sempre del 15° reclutamento. Allora, come stai vivendo il tuo ingresso in azienda e quali sono le competenze che stai sviluppando e quelle che invece vorresti sviluppare maggiormente? Allora, l'ingresso in azienda sta andando benissimo, mi trovo molto molto bene nell'ufficio in cui mi trovo e diciamo le persone che mi assistono sono molto gentili, competenti e qualsiasi problema posso rivolgermi a loro. E le competenze che sto acquisendo, per esempio il miglioramento delle mie capacità con il software, il database, il Mac, e quelle che mi piacerebbe approfondire maggiormente, magari il contatto con il pubblico, quindi attraverso le chiamate, però ho capito che poi avverrà piano piano, insomma, questo percorso. Quindi hai trovato quello che ti aspettavi, più sì, o meno? Sì, assolutamente sì. Ok, qual è il tuo percorso formativo e che cosa ti ha portato a provare a entrare in un'azienda come l'Aracne? Allora, io ho studiato in un liceo linguistico e mi sono diplomata, dopodiché mi sono iscritta all'Università di Roma 3, sempre in mediazione linguistica. E quello che mi ha spinto a fare domanda e appunto impegnarmi per entrare qui, intanto una mia esperienza lavorativa, in quanto sono ancora giovane, quindi una prima esperienza, e poi perché piacerebbe entrare nel mondo dell'editoria. Il lavoro in ufficio corrispondenze ti piace o vorresti provare anche, o saresti curiosa anche di vedere di che cosa ci si occupa in altri uffici, come ad esempio comunicazione, e ci puoi spiegare soprattutto di cosa ti occupi in questo momento in ufficio corrispondenze? Allora, in questo momento in ufficio corrispondenze mi occupo di creare anagrafiche e assisto un'altra collega e appunto faccio il suo lavoro, quindi tutto ciò che riguarda la registrazione di nuovi dati. E sì, sarebbe interessante vedere anche di cosa si occupano gli altri uffici, soprattutto l'ufficio autori, perché l'ufficio comunicazione non mi ci trovo molto a mio agio, però deve essere interessante anche questo, insomma.